realizzeremo insieme un fantastico e magico foulard. Buongiorno, cari amiche di Country Mami, e benvenute sul mio canale. Oggi voglio proporvi un tutorial che in realtà riguarda un accessorio che mi piace tantissimo indossare, che io porto sempre. E che a voi è piaciuto tanto, per cui molte di voi me l'hanno chiesto e adesso oggi vi vado ad insegnare come realizzarlo. Ed è questo che indosso, questo foulard. Credo che, come a me e a tantissime di voi, piace portare il foulard un po' per la cervicale, un po' per un vezzo particolare. Io ho cominciato per coprire la cicatrice del mio intervento della tiroide, che poi non si vede proprio per niente, ma sapete com'è, le fissazioni delle donne. Ho cominciato così, poi un po' la cervicale, con le tacche avanza, stare al calduccio anche d'estate. Insomma, questo accessorio non è solo bello, ma è anche utile. E la cosa bella è che voi lo potete realizzare nelle fantasie che più vi aggradano e soprattutto potete crearli come le vostre borse. Oggi infatti andremo a realizzarne uno che fa pandan proprio con questa borsa che ho realizzato. Come vi dicevo, è un foulard magico perché voi lo vedete in questo modo. Adesso io purtroppo non sono davanti allo specchio, ma cercherò di farvi vedere soltanto alcune delle forme che può prendere questo foulard. Per questo io l'ho descritto come un foulard magico, perché vedete, voi potete utilizzarlo in questo modo, tipo una bandana, per esempio, lasciando un pochino di fiocchetto così all'aria, ma se voi tirate un po' di più, adesso mi dispiace che io non vedo come sto messa, ma in questo modo avrete un foulard diverso. E questo soltanto utilizzando il primo lembo, perché vedete, io faccio in questo modo quando lo indosso e lo infilo attraverso la sua apertura. E poi piano piano, a seconda della forma che voglio dare, a seconda anche del vestito che indosso e quindi di come mi può servire questo foulard, lo vado a spostare e lo metto come più piace a me, ok? E questo vi dicevo, soltanto utilizzando questa prima parte, addirittura se tiro dentro tutta la stoffa, lo posso utilizzare tipo cravatta, insomma. Anche qui lo posso mettere da un lato o dall'altro o al centro. E ho utilizzato soltanto la prima delle punte, posso utilizzare quella centrale, posso utilizzare anche l'ultima e avrò ogni volta delle forme diverse. Addirittura posso andare a creare un fiore. Farò poi delle foto quando sarò davanti allo specchio e potrò aiutare, perché non sono capace così senza guardarmi. Ecco, e quindi andrò poi a mostrarvi tutte le varie tipologie, tutte le varie forme in cui potrà essere organizzato questo foulardino. Ok? Adesso lo tengo così. Spero che vada bene. Benissimo. Potete anche utilizzarlo nei capelli e anche lì la stessa cosa, a seconda della forma che gli date, create un fiore, create qualcosa di diverso, come piace a voi, va bene? Benissimo, allora è molto semplice da realizzare, quindi lo potrete fare in modo velocissimo e potete adattarlo a tutti i vostri vestiti, perché potete scegliere le varie nuance di colori e anche le varie tipologie di tessuti, perché io ce li ho leggerissimi, ce li ho in cotone. Vi dico che questi di cotone io li preferisco perché intanto protegge un po' di più, sia d'inverno che d'estate. D'inverno potete utilizzare anche dei tessuti di calda lana, insomma un po' diverso, ma questo veramente in cotone è anche resistente, prende delle belle forme, le tiene le forme, quindi io trovo che il cotone sia perfetto. Ma di che cosa abbiamo bisogno per realizzare il nostro foulard? Semplicemente di un tessuto. Un unico tipo di tessuto, quello che piace a voi. Non abbiamo bisogno di imbottitura, non abbiamo bisogno di stabilizzatore, non abbiamo bisogno di niente. Lo potete fare tanto a macchina quanto
quanto a mano. Io lo faccio a macchina e lo faccio velocemente, ma se non avete la macchina per cucire lo potete fare anche a mano. Il modello è molto semplice. Se voi desiderate avere il cartamodello per realizzarlo, andate come al solito sul mio sito www.countrymami.com. Magari non lo trovate stasera, ma nei prossimi giorni lo metterò sicuramente. Il mio webmaster lo metterà, ok? Adesso, se venite da questa parte, vi faccio vedere. Allora, come vi dicevo, per realizzare il nostro foulard abbiamo bisogno del tessuto. Io ho scelto il tessuto di cotone. Prendiamo il nostro tessuto, lo pieghiamo in due. Adesso, come vedete, è un po' lungo, quindi non riesco a farvelo vedere tutto. Lo pieghiamo in due e con il nostro cartamodello andiamo a tagliare la nostra forma. Lo fermiamo con gli spilli e adesso andiamo a cucire tutto intorno, lasciando un piccolo spazio per risvoltare il tutto. Andiamo a cucire tutto intorno al nostro foulard, fino in fondo, chiudendo anche questa piccola apertura qui. Proprio tutto. Lascerò uno spazietto solo qui, esattamente qui. 4-5 centimetri per poter risvoltare il lavoro. Una volta risvoltato, andrò a stirarlo accuratamente e chiuderò l'apertura facendo una ribattitura tutto intorno al lavoro, proprio tutto intorno al perimetro di tutto il nostro foulard. Ok? Vado a macchina e faccio questo. Allora, ho fatto la prima cucitura tutto intorno. Adesso cosa faccio? Vado a rifilare un pochino l'eccesso di stoffa. E innanzitutto, come al solito, vado a tagliare gli angoli chiaramente. Ok? Poi questo è lo spazio che ho lasciato aperto per risvoltare. Adesso lo stirerò in modo che rimanga un po' più ordinato. Dove abbiamo l'angolo, il giro, la parte stondata, vado a fare dei piccoli taglietti, chiaramente senza arrivare a tagliare la cucitura, mi raccomando. Questo ci servirà perché così quando lo svolteremo il tessuto risulterà più bello, non tirerà. Ok? Ok. Poi andiamo a tagliare il pezzo di sotto. Rifiliamo anche un pochino, facendo tutto in diretta insieme a voi, così vedete proprio com'è semplice realizzarlo. Togliamo giusto un po' di tessuto in eccesso, amiche, niente di che. E adesso lo risvoltiamo. Andiamo a risvoltarlo. Andiamo giù, dove c'è la gamba lunga. E la tiriamo fuori. Ecco qua. Poi risvoltiamo la parte del rettangolo. Ok? Adesso con l'aiuto del nostro attrezzino tiriamo fuori bene gli angoli. E sì, gli spigoletti. Uno, due. E anche questo qua giù. 3. E anche in fondo. Adesso non dobbiamo far altro che stirare bene. Ok? Come prima cosa andiamo a stirare proprio dove abbiamo lasciato l'apertura. Ok? Così. Poi quando andremo a cucire, con la ribattitura su, non si vedrà più niente. Bellissimo questo tessuto, vero? Mi è piaciuto tantissimo. Allora, una bella stirata. Appiattiamo bene. Andiamo a stirare la parte arrotondata.
Questo col tempaccio che sta facendo in questo periodo è perfetto. Perché magari uno esce e c'è il sole. Oddio, in questi giorni piove sempre, quindi anzi, c'è l'allerta meteo. Vedi, adesso siamo chiusi in casa, meglio non uscire. E allora uno prende e si organizza e si prepara tutte queste cosine che possono servire. E vi dicevo, uno se lo porta dietro e anche se la mattina è caldo, poi magari si alza un po' di venticello. Mi è mai capitato anche in spiaggia, no? Nel pomeriggio si alza quel venticello. Ecco, uno se lo mette, ce l'ha lì, è piccolino, non dà fastidio. Ecco qua, è fatta. Vedete? Adesso vado a fare la ribattitura e poi, oltre alla ribattitura, qui sul finale, sulla parte sottile terminale del nostro lavoro, andiamo a fare una piega in questo modo qui, quindi vi dico di quanti centimetri, di 5 centimetri e andiamo a cucire in modo da creare un'asola, ok? Quindi vado a fare la ribattitura e vado a cucire anche l'asola. Ci vediamo subito. Ecco qui. Allora, come vedete, ho fatto la ribattitura tutto intorno e ho creato la mia asola e il nostro foulard è praticamente pronto. Adesso vi faccio vedere, rigirandoci al dritto, come indossarlo. Avete visto com'è semplice realizzarlo? Abbiamo fatto in un baleno. Eccolo qui, finito, realizzato. Vedete la forma tutta intera? Adesso vi faccio vedere come indossarlo. Tolgo questo, metto questo, prendo lo spigolo più esterno, lo infilo nella mia asola e lo tiro fuori piano piano, piano piano. A seconda di come lo voglio, non mi vedo chiaramente, però mi fido che stia venendo bene. Qua. Anche le dita. E poi volete mettere il tocco di eleganza nell'uscire di casa con la borsa e il foulard che fa pandan. Vi invidieranno tutti. Questa borsa, se vi interessa, potremmo realizzarla insieme facendo un tutorial. È veramente un progetto semplicissimo, veramente molto molto semplice, anche la tasca interna è molto carina. Questo purtroppo non è per me, non lo indosserò io, ma è un regalo per una persona speciale, tutto il completo e spero che sarà felice di riceverlo. Bene, questo è il tutorial per oggi. Seguiranno su Instagram e sul profilo Facebook Country Mami delle foto per farvi vedere le diverse forme per indossare il nostro foulard, ok? Ve le farò vedere magari se riesco anche dei capelli, insomma tutto quanto perché devo lavorare davanti allo specchio e non sono capace di fare così. È un progetto molto semplice, me l'avete chiesto, ve l'ho fatto vedere, una cosa che io indosso da anni e non so quale sia l'origine di questo foulard. Qualcuno dice che viene dall'Europa dell'Est, io come al solito l'ho conosciuto in Australia e ho imparato a farlo lì e ho imparato ad indossarlo lì dove le seratine a volte erano freschettine e la mia cervicale mi ringraziava per aver tenuto il collo bello attento e poi. Sapete cosa c'è? Col passare dell'età, un foulard che copre il collo è una cosa, insomma, che alle signore di una certa età, insomma, dà un piccolo aiuto. Non nel mio caso, no? Come vedete, il mio collo è perfetto, però, insomma, fa sempre bene un piccolo aiuto. E poi gli accessori ci piacciono tanto. Bene, se questo tutorial vi è piaciuto, lasciate come al solito un vostro like, passate sul sito www.countrymami.com dove troverete anche il cartamodello per realizzarlo e sulla pagina, sul profilo Facebook Country Mami e anche naturalmente su Instagram. Vi aspetto in tantissime e voglio vedervi in tantissime con il foulard e con la borsa pandan. Mi raccomando, signore, che ce lo meritiamo, siamo tutte bellissime. A presto, ciao!